Ah, Giacomo Leopardi, Giacomo Leopardi, anche tu non hai saputo reggere alla forza del tuo pensiero. E in una delle tue ultime poesie, La ginestra, dopo saresti morto, dopo parlavi delle magnifiche sorti progressive. La tua vicenda esistenziale assomiglia molto alla vicenda di Friedrich Nietzsche e assomiglia molto anche alla vicenda di Jean-Paul Sartre, che dal nichilismo della sua celebre opera L'être et le néant, che si conclude con la frase L'uomo è una passione inutile, per sfuggire all'angoscia tremenda, si è aggrappato alla certezza di un'utopia e ha scritto La critica della ragion dialettica, 1963. Abbiamo bisogno di certezze, cari amici. Ah, le magnifiche sorti e progressive, leopardiane, poi illuministiche. Abbiamo sempre bisogno di una qualche certezza. Può essere Dio, può essere Dio. Può essere pure la scienza, può essere anche la scienza. E questo video mi viene ispirato dall'amico il cui nickname è T3TO2023. Mi sono spiegato? T di treno, T3TO2023. Il quale mi manda un articolo che è apparso su Ansa It di oggi. Oggi 12 luglio. Ore 12,11 e l'articolo è intitolato Puntare sullo spazio per superare la crisi. Grandi programmi europei decisivi per lo sviluppo. E nell'articolo parla Enrico Saggese, che fa parte della ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Ovviamente egli elogia grandemente le ricerche scientifiche come la scoperta del bosone, cose simili. E a me viene in mente una frase di Martin Heidegger, il quale scriveva che la tecnologia e la ricerca vivono di vita proprio, di vita propria. Spesso senza alcun legame con l'esistenza di reali bisogni, capito? Martin Heidegger, sì, ce l'aveva a morte con la tecnica, Martin Heidegger, però non è che ce l'aveva tutti i doti. Io presto mi sto preparando a farci un bel video su Martin Heidegger, su sollecitazione di un amico, capito? Diceva Martin Heidegger che la tecnologia e la ricerca vivono di vita propria, spesso senza alcun legame con l'esistenza di reali bisogni, sì, e la ricerca vive di vita propria autonoma, come un tumore che sta dentro di noi, e vive di vita propria, si allarga sempre di più, e non tiene conto dei nostri bisogni, il tumore, capito? E così adesso questi scienziati, Dio quanto ha fatto bene, con tutto rispetto d'Arlando, Dio quanto ha fatto bene, ma Mario Monti, a tagliare i fondi a coloro che hanno scoperto la particella di Dio, il bosone di Higgs o Hikes, non mi ricordo chi sia. Ah, cari, io ricordo che tempo fa feci un video intitolato Una moratoria per la ricerca, proprio così, una moratoria per la ricerca. E ormai la ricerca procede per i fatti suoi, capito? Non gliene frega più niente ai ricercatori dell'umanità, non gliene ricerca più niente. I ricercatori vogliono solo succhiare il sangue alla società. Che gliene frega ai ricercatori se ormai e l'Occidente si trova in stato di default, ma che gliene frega ai ricercatori? Sì, da questo punto di vista Heidegger aveva ragione,
La tecnologia e la ricerca vivono di vita propria, spesso senza alcun legame con l'esistenza di reali bisogni. Ma che se ne fa l'umanità del coso, come si chiama, del bosone, la particella? Ma che ci fa? Ma l'umanità ha bisogno di una ricerca sulla felicità. Tutto il resto è noia, cari amici. L'umanità ha bisogno di una bella formula per la felicità. Ma scoprano questo, invece di girare per l'universo come degli esaltati, bene. Ma scoprono la ricerca della felicità, che per scoprirla non devono neanche andare a viaggiare, non devono manco spendere soldi, va bene, cari amici. Vabbè, io non posso. Vi ho già avvisati che presto ci sarà un mio bel video su Martin Heidegger, va bene. Intanto ringrazio tanto qua l'amico di cui ripeto il nickname, T come Torino, T 3 T O 2007. Ok, cari amici, un tumore, cari amici, un tumore che vive di vita propria. E poi c'è pure la sfacciataggine di dire che è utile alla società, capito? Il tumore è utile alla società. Ma penso, vabbè, vabbè, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.